Allora, Roberto, prima di tutto ti vorrei chiedere che cos'è Derevoluzione e com'è nata l'idea? Allora, The Revoluzione, adesso il nome è cambiato, adesso sarà The Rev solamente, ma The Revoluzione è il nome originario dell'idea e viene dal latino, significa sulla rivoluzione. E l'idea appunto nasce da una riflessione, ovvero io ho analizzato l'evoluzione di internet negli ultimi 20 anni, quindi andando dalle vecchie pagine statiche in HTML, ai blog, ai social network, alle chat istantanee. E sono arrivato alla conclusione che internet è lo strumento ideale, come sta emergendo negli ultimi anni, per dare potere alle idee dal basso e quindi per trasformare un'idea, un ideale, un progetto attraverso il web in qualcosa che poi ha un riscontro concreto nella realtà. E negli ultimi anni abbiamo avuto qualche esempio abbastanza noto, come ad esempio Barack Obama, che grazie a un forte contributo della sua campagna elettorale su internet è diventato presidente degli Stati Uniti, ma anche i blogger nel Nord Africa che hanno dato un contributo forte al superare la censura nei loro paesi e contribuire alla rivoluzione. E ci sono tanti altri esempi, appunto, di come la rete negli ultimi anni è stato lo strumento perfetto che ha permesso a chi non aveva voce o a chi non aveva contributi, a chi non aveva la possibilità di diffondere le proprie idee, di raccogliere persone che le condividessero, di trasformare appunto un'idea valida in qualcosa di concreto. E The Revoluzione, adesso The Rev, nasce con questo scopo, ovvero di dare potere alle idee più valide, trasformandole, diciamo noi, in rivoluzioni, ma sostanzialmente trasformandole in progetti concreti e quindi offrendo agli utenti una serie di strumenti che in base alla categoria, al tipo di progetto, possano dare un forte contributo alla realizzazione. E quindi andiamo prima di tutto dal crowdfunding, che un po' in generale è uno strumento che sta avendo una crescita molto forte, perché grazie al crowdfunding stiamo vedendo che moltissime persone con progetti validi possono raccogliere dei fondi sul web per finanziarli e portarli a compimento, ma anche la raccolta di firme o di petizioni che poi, a seconda poi delle categorie, si trasformano in raccolte di consensi o di adesioni ad un evento oppure di sostegni ad una campagna elettorale o altro. E quindi ci sono The Revoluzione è una piattaforma social che offre gratuitamente agli utenti una serie di strumenti per trasformare le loro idee in qualcosa di concreto in varie categorie che vanno dall'arte alla cultura, quindi ad esempio un cantante, un artista che vuole produrre un'opera, un giornalista per un'inchiesta, un fumetto, un'opera teatrale, fino a idee legate più al mondo del business, come una stessa startup che ha bisogno di un primo investimento per partire, o anche dei ricercatori che magari vogliono brevettare una loro invenzione. Ci spostiamo poi anche su progetti, diciamo, più legati al sociale o pubblici, come l'attivismo, dove gli ambientalisti, gli animalisti oppure chi sostiene i diritti umani può raccogliere fondi, può raccogliere collaborazioni e adesioni per campagne di protesta, magari anche per costruire un pozzo in un paese dell'Africa e via dicendo. E arriviamo poi infine alla democrazia partecipativa, che è una categoria che si rivolge principalmente a esponenti e partiti politici, ma anche a giunte comunali, sindaci, presidenti vari, che possono sfruttare alcuni strumenti della piattaforma prima per fare la campagna elettorale, ovvero per esporre il proprio programma, quindi per parlare con i cittadini, e poi per curare la loro attività politica, usando gli strumenti per, da un lato, garantire trasparenza e dall'altro interagire con i cittadini, quindi raccogliere le proposte, le opinioni su ogni aspetto. Ti vorrei chiedere come funziona effettivamente, quindi dal punto di vista dell'utente che si iscrive sul social network, qual è il percorso che deve svolgere, quali sono, insomma, i passi da intraprendere? Il primo bivio che l'utente incontra è quello di scegliere se è sul sito per creare una rivoluzione, quindi per aprire un nuovo progetto, oppure per scoprire e partecipare ai progetti già esistenti. Nel caso in cui scelga di creare un progetto, prima di tutto inizia a definire i primi aspetti del suo progetto e quindi iniziamo anche a capire in che categoria è più adatto, quindi se è un progetto artistico, culturale,
di attivismo o altro. E poi sceglie in base al suo obiettivo quali sono i servizi più utili alla sua causa. Magari ha bisogno di fondi, o magari ha già i fondi, ha bisogno di collaboratori o di adesioni, o ha bisogno semplicemente di visibilità, quindi di amplificare il suo pensiero su qualcosa. Dall'altro lato, invece, gli utenti possono scoprire i progetti già esistenti e partecipare ai progetti, magari utilizzando altri strumenti che sono più legati, più rivolti alla discussione, come forum. Ci sono degli strumenti per fare streaming audio-video con le chat di gruppo, e quindi da un lato è possibile fare dei dibattiti pubblici ad un pubblico che interagisce, domanda o comunque commenta nella chat di gruppo. Dall'altro lato è possibile fare delle riunioni private, ovvero dei meeting tra poche persone, quindi a porte chiuse, e utilizzare questo strumento come una tavola rotonda per fare delle conferenze online, delle riunioni. E quindi, diciamo, una volta iscritto l'utente può scegliere se partecipare o se creare qualcosa di nuovo. Quindi praticamente la piattaforma, il social network è un luogo di incontro di fatto, Sì, giusto? anche sì, certo. Non è proprio un social network, è più una piattaforma che, diciamo, si sviluppa parallela ai social network attuali. Non va assolutamente in conflitto con i social network attuali, anzi, diciamo, li sfrutta in un certo senso per garantire maggiore visibilità, per amplificare i progetti degli utenti. Infatti, in ogni progetto è possibile incorporare e collegare gli account di Facebook e di Twitter, e quindi magari condividere o sfruttare Facebook per amplificare la visibilità di un progetto. Inoltre, tutte le Chiaro. funzioni sul sito, dalla raccolta di fondi alle petizioni o altro, possono essere anche esportate singolarmente, e quindi magari inserire il widget per la raccolta di donazioni all'interno del proprio sito web o all'interno della propria pagina Facebook. Perfetto. Quindi Senti, un'altra domanda che ti vorrei fare è, parlavi prima della questione della democrazia partecipativa piuttosto che dell'attivismo, quindi mi chiedevo in quale modo questa piattaforma si inserisca nel tessuto già abbastanza strutturato di organizzazioni di attivismo come Greenpeace o altri, ecco. noi in realtà siamo, prima di tutto vogliamo garantire un prodotto che sia efficace. A noi non interessa avere molti progetti sul sito, interessa avere anche un basso numero di progetti, ma che siano progetti che possano sfruttare con efficacia gli strumenti e quindi poi avere un risultato concreto. Per fare questo, la prima cosa che abbiamo fatto è stato andare dai diretti interessati, quindi andare dagli attivisti, andare dagli esponenti politici, anche i partiti più grandi d'Italia, i prossimi candidati alla presidenza del Consiglio. Siamo andati a chiedergli quali sono le loro esigenze, e quindi come la politica tradizionale si trasferisce sul web, come il nuovo consenso politico si acquista tramite la rete, e quindi quali sono le esigenze anche dei politici, quali sono gli strumenti per loro più adatti per interagire, per garantire trasparenza sul loro operato. E tramite questo confronto, diciamo, noi stiamo cercando di, appunto, di offrire degli strumenti che siano efficaci a questo scopo da entrambi i lati, sia per la politica, per gli attivisti, per i gruppi, le associazioni varie, sia culturali, sia umanitarie, sia gruppi di protesta o altro. E quindi quali siano, come in che modo offrire questi strumenti, perché le petizioni, il crowdfunding sono tutti sistemi che già esistono. Noi stiamo cercando di rimodellarli per fare in modo che la loro efficacia sia massimizzata, e stiamo quindi correggendo una serie di, secondo noi, difetti delle attuali piattaforme. Per farti un esempio, le piattaforme attuali di crowdfunding permettono di aprire un progetto, ma non garantiscono visibilità, non pubblicizzano poi i progetti che sono sulla piattaforma, perché questo, diciamo, è delegato all'autore del progetto. Ma per definizione una persona che va a creare un progetto di crowdfunding si presume che non abbia un budget, quindi non può fare marketing oltre che diffonderlo con i propri amici. E Certo. quindi ha questo limite. Noi invece garantiamo anche ampia visibilità, promuoviamo i progetti. Noi stessi, come sito, una volta al mese eleggiamo il progetto più meritevole e gli facciamo una donazione dai 1.000 ai 5.000 euro. E gli facciamo delle recensioni in home page, e quindi magari anche quando poi noi parliamo con la stampa, citiamo sempre i progetti presenti
presenti sul nostro sito, quelli più degni di nota, appunto, nelle varie categorie. Perfetto. Mi potresti dare qualche numero del progetto ad oggi? Allora, ad oggi il progetto conta circa 50.000 pre-iscritti sulla landing page, di cui un buon 90-95% sono italiani, perché per il momento ci rivolgiamo solo all'Italia. Tra meno di un anno poi puntiamo magari ad espanderci anche in Europa. E questi 50.000 pre-iscritti sono stati raccolti tutti durante l'ultima primavera, e senza alcun... fino ad ora... Fino a 20 giorni fa non abbiamo speso un centesimo né in marketing né in comunicazione, quindi è stato un po' di passaparola, un po' il fatto che ho presentato la startup a vari eventi. E un altro numero è che in 8 mesi, come ti dicevo, ho presentato la startup un po' in giro e ho contattato anche un po' di venture capital per proporre un investimento nella nostra idea. E dopo aver ricevuto varie offerte abbiamo trattato le condizioni per qualche mese e ad inizio agosto siamo arrivati ad un investimento anche abbastanza importante. Abbiamo ricevuto 1.250.000 euro come primo investimento nella startup, e l'investimento è stato fatto dal fondo Vertis Venture, che è di base a Napoli, e allo stesso tempo siamo riusciti diciamo, a far coinvestire insieme al fondo anche un gruppo di business angel con un'esperienza molto forte alle spalle, anche sul piano internazionale. E solo per farti due esempi, ti dico che ci sono anche Giulio Valiante, che è co-founder di JobRapido, di Saldi Privati, e anche Michele Casucci, che in passato ha fatto l'Aikos Italia, anche JobRapido. E ci sono un po' di altre persone, quindi da un lato abbiamo un forte sostegno economico da parte del fondo, dall'altro un sostegno forse quasi più importante di know-how da persone Certo. con molta esperienza nel settore. Mi diresti quindi quale sarebbe il modello di business? Il modello di business attualmente è abbastanza diversificato, poi noi contiamo che nel tempo ci accorgeremo in maniera anche indipendente da noi quali sono le linee di ricavo che prenderanno il sopravvento. Attualmente il modello di business è basato principalmente sul crowdfunding, poiché tratteniamo una piccola commissione da ogni donazione ricevuta dagli utenti. E questa commissione è variabile attualmente, perché in pratica quando l'utente va a creare una campagna di crowdfunding può selezionare varie opzioni aggiuntive, vari criteri in base a cui ricevere poi i soldi, in base a come incentivare gli utenti a donare, e in base ai vari criteri scelti dall'utente, lui può scegliere di pagare una commissione, quindi un po' più alta, un po' più bassa, ma nel complesso anche quella più alta è sempre minore delle attuali commissioni delle altre piattaforme di crowdfunding, quindi comunque altamente competitiva. Un'altra forma di ricavo è legata, diciamo, a un sistema diciamo pubblicitario, ma in realtà è un sistema integrato nella piattaforma dove gli inserzionisti possono promuovere idee, progetti o comunque i loro prodotti attraverso un sistema che va a targettizzare e a profilare gli utenti e quindi garantisce un alto tasso di conversione. Quindi la pubblicità verrà proposta solo agli utenti che realmente sono interessati a quel tipo di servizio o di prodotto. Quindi per l'inserzionista è un vantaggio perché per una spesa uguale ha un tasso di conversione più alto. E in più ci sono anche altri sistemi, diciamo, pubblicitari che stiamo definendo per bene, ma sono dei sistemi con cui l'inserzionista, anziché inserire un annuncio, può sponsorizzare un progetto, una rivoluzione. E quindi all'utente che ha creato il progetto è come se avesse quindi un contributo molto forte alla sua ricerca di fondi. Mentre l'inserzionista va a sponsorizzare un progetto, quindi va anche lui a scommettere sul progetto appena nato, con la speranza che magari il progetto poi sia notevole, sia meritevole, cresca molto, abbia visibilità e quindi diciamo vada ad ottimizzare anche il suo investimento pubblicitario. E poi ci sono anche altri piccoli servizi aggiuntivi a pagamento, che sono delle opzioni o dei servizi proprio aggiuntivi. E tra cui lo Speaker Corner, che lo Speaker Corner è una sorta di web TV in home page che si ispira allo Speaker Corner presente nei parchi di Londra, di New York, dove da secoli credo
c'è una cassetta della frutta rovesciata dove tantissime persone l'ha fatto Orwell, come adesso l'ha fatto Obama, salgono sulla cassetta della frutta e hanno 5-10 minuti di tempo per parlare al pubblico di qualsiasi cosa. E noi stiamo cercando di portarlo in virtuale, creando una web TV sul sito, che poi è anche esportabile, quindi può essere incorporata magari sull'home page di un giornale o di un sito esterno o di chiunque voglia promuoverla, dove utenti possono salire su questo parco, su questo palco virtuale per 5-10 minuti rigorosamente in diretta, quindi non possono essere video preregistrati o montati con scritto in sovrimpressione. E per 5-10 minuti hanno di fronte un pubblico vastissimo di spettatori, che noi ci stiamo cercando appunto di massimizzare, che ascolta quello che hanno da dire. E magari può essere che qualcuno vuole promuovere il suo progetto sul sito, quindi dire andate a contribuire perché sto offrendo questa cosa, oppure un altro vuole semplicemente commentare una notizia in prima pagina sui giornali, una notizia politica, oppure qualcosa che sta avvenendo, vuole dire la sua. E infine magari c'è qualcuno che vuole fare un botta e risposta con gli utenti, vuole chiedere qualcosa a un pubblico di 10.000 persone e sapere cosa ne pensano. E infatti questa cosa è interattiva perché sotto al player della web TV c'è una chat di gruppo dove gli spettatori commentano, fanno domande, comunque interagiscono con la persona che è in diretta. E quindi ci sono una serie di altri servizi aggiuntivi che vanno a completare le linee di ricavo. Però la mia curiosità a questo punto è il servizio base quindi rimarrà gratuito? Sì, no, il servizio base è totalmente gratuito. L'iscrizione, la partecipazione ai progetti esistenti e anche l'apertura di un progetto è totalmente gratuita. L'utente, diciamo, paga solo se sceglie di acquistare un servizio aggiuntivo che magari serve a promuovere il proprio progetto. E stiamo cercando di fare in modo che per 1 euro che l'utente spende per acquistare un servizio aggiuntivo, questo poi gli frutti, magari 10 euro di donazioni in più al suo progetto. Quindi sia Certo. conveniente anche per l'autore del progetto. Ultima domanda, quali sono le prospettive per il futuro, diciamo 6-12 mesi? Le prospettive per il futuro sono che, avendo fatto 50.000 pre-iscritti in 3 o 4 mesi a costo zero, in 2 mesi da qui al lancio contiamo di farne altre 50.000 con un po' di marketing, diciamo, finanziato, e di arrivare quindi a 100.000 iscritti pre-iscritti al lancio della piattaforma, anche se sappiamo che poi tutti questi 100.000, non tutti, poi convertiranno in utenti attivi sul sito. E l'obiettivo è quello poi di crescere in Italia per tutto l'autunno e l'inverno e arrivare in primavera con un buon numero di iscritti e di utenti attivi, intorno ai 500.000 iscritti, intorno ad aprile-maggio. E se vediamo che la cosa va bene, cerchiamo di scalare il mercato italiano nel nostro settore del crowdfunding, vorremmo poi puntare ai paesi europei, partendo principalmente in alcuni paesi più forti in Europa, quindi dalla prossima estate cercare di espanderci un pochino. Chiarissimo. Roberto, io ti ringrazio veramente tanto per il tuo Grazie a tempo. te, grazie a te per la tua disponibilità.